I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buon sabato pomeriggio a tutti voi. Eh sì, sono le 14 in punto. Vi avevamo avvertito che questo pomeriggio avremo iniziato prima l'appuntamento appunto con Casalotto ed eccoci qua, poi finiremo alle 3, quindi sempre la nostra oretta ci sarà, quindi approfittate, chiamate tutti quelli che sono in giro e ascoltate attentamente i consigli di Lio e di Marco. Chi c'è con me questo pomeriggio? Eccolo qua, il mitico Lio, ciao! Ciao Clara, ben ritrovata, buon sabato pomeriggio a te, buon sabato pomeriggio a tutti coloro che stanno seguendo la diretta, nuova diretta, importantissima perché questa è l'ultima diretta prima di questa estrazione, quinta estrazione del mese di gennaio, quinta estrazione di questo 2020. Beh, attenzione perché già vi abbiamo portato delle informazioni assolutamente importanti nel pomeriggio, nella serata di ieri. Stamattina abbiamo valutato quella fantastica e meravigliosa condizione legata al 590 e ancora in questo pomeriggio riparleremo di questo portale perché io con Marco siamo determinati su questa informazione perché la statistica diventa veramente importante quando ridà conferma per quanto riguarda degli ambi che magari abbiamo anche appena vinto. Io oramai ve lo dico da 22 anni a questa parte, i numeri non hanno memoria e questo in realtà è quello che accade anche per quanto riguarda gli ambi, perché avete visto che ancora una volta non ci siamo sbagliati, il 590 è ritornato alla ruota del Lotto di Torino, primo colpo di gioco indiscutibile, 590 come ambo secco, come ambo nei tre numeri, dal 5 39 90 dal 5 55 90. Attenzione perché il Milano Torino aveva questa condizione importantissima e il ritorno del 590, beh, è stato preannunciato sabato e venerdì scorso, ma attenzione perché questo è un primo colpo fantastico. L'altro ieri giovedì sera, beh, siamo andati estremamente molto bene ancora con quel bellissimo 6.34, attenzione perché questo 6.34 era l'ambo conclusivo di questo periodo festivo, infatti era l'ambo dell'Epifania, l'ambo della Befana. Bene, arrivato al terzo colpo di gioco, avevamo questo ambo Venezia Nazionale, fantastico perché è arrivato proprio come ambo secco, era un solo ambo, quindi è andata veramente molto bene ancora con l'81.90. Ma attenzione perché in queste quattro estrazioni è successo veramente di tutto e di più, perché ancora martedì a Bari il 4.40, primo colpo di gioco dal nostro Bari Venezia, i radicali che comunque hanno sfaldato
questo bellissimo ambo, e anche qua avevamo due ambi, non una pagina di numeri, 44-49 e 4-40. Bene, è arrivato questo come ambo secco al primo colpo di gioco, ma vogliamo parlare esattamente di una settimana fa, non di un anno fa. Una settimana fa Napoli con la mia data 1-69, beh, qua veramente migliaia di persone hanno centrato questo ambo secco. Il Napoli-Palermo aveva questo 1,69 ed è arrivato proprio in ambo. Stessa estrazione, ancora Napoli 1,90. Anche qua l'1,90 era stato regalato in diretta, di conseguenza favolosa estrazione quella di sabato sera. Ma attenzione, perché il 90 già era arrivato a Torino col 27,90, altro ambo molto importante, ambo di figura 9, e poi il 5,90 della ruota del lotto di Bari, che comunque ha voluto dare la seconda uscita, pensate, in 5 estrazioni. Abbiamo iniziato veramente molto bene questo anno, lo abbiamo concluso benissimo, perché ricorderete assolutamente quel bellissimo 15-34 alla ruota del lotto di Napoli. Attenzione, vedete che tra il 15-34 Napoli e il 6-34 c'è una correlazione, quindi attenzione, perché comunque io e Marco sappiamo bene quello che facciamo, quello che diciamo, e questa è la dimostrazione, perché vedete, in pratica, Clara, ad ogni estrazione abbiamo centrato l'ambo a ruota, quando al primo colpo, quando al secondo e quando al terzo colpo di gioco. Ma questo 5,90 è stato veramente un fantastico ambo, grazie, perché tantissime amiche hanno mandato anche stamattina la foto dello scontrino 5,90. Noi vi ringraziamo veramente tanto, perché vuol dire che apprezzate veramente tanto quello che io e Marco consigliamo. È vero, quindi continuate a dare fiducia a questi bravissimi ragazzi, e soprattutto io quello che consiglio sempre è di ascoltare tutto quello che dite di qua, di là, quindi quando c'è Casalotto, mettersi lì davanti il televisore, lascia stare tutto il resto, tanto un'oretta vi piace anche, lo dite che vi facciamo compagnia, quindi state lì davanti e dopo, appena finisce, appunto potete fare i vostri mestieri, uscire, perché appunto regalate, tu hai detto hai regalato quell'1,90, così te una chiacchierata e l'altra, poi dei consigli che sono lì, ormai gli amici che ci seguono da oltre 20 anni lo sanno, magari quelli più recenti, i nuovi amici, non lo sanno. Parlano di numeri, che uno dice, ma perché sta dicendo questi numeri? Attenzione, perché anche quelli sono importanti, no? Impareranno assolutamente a conoscerci, anche perché noi siamo trasparenti, se no non potevamo resistere 22 anni, quindi sono tanti 22 anni, quindi prima dell'estrazione, durante e dopo l'estrazione, e poi vedete, il bello che siamo sempre io e Marco, solo io e Marco, quindi attenzione, perché è importante, siamo sempre stati qua a Casalotto, non siamo mai andati a lavorare altrove, e questo cosa vuol dire? Che comunque noi abbiamo dato veramente tanto a Casalotto, perché voi avete dato tanto a noi, e proprio nel corso di questi 22 anni sono successe veramente tante cose, ma noi ci siamo sempre, anche perché crediamo tantissimo nel nostro lavoro, e di conseguenza vedete che questo è quello che in realtà accade, e non è un ambo ogni tanto, è comunque un bel prendere estrazione per estrazione. E poi è chiaro che comunque ci sta, che c'è anche l'estrazione che va storta, che vinciamo l'ambo a tutte le ruote, o il terno a tutte le ruote, o magari vinciamo zero, vinciamo nulla, ma questo appartiene al gioco del lotto. Ma io e Marco penso che siamo veramente gli unici che, anche quando non arriva nulla, abbiamo il coraggio di dire non è arrivato nulla, anche perché siamo proprio noi che prepariamo i nostri numeri, di conseguenza noi in primis siamo assolutamente responsabili. È vero, quindi oltre la bravura, merito per l'onestà e la serietà.
quello, guarda, è impagabile, veramente. Beh, assolutamente. Comunque noi abbiamo a che fare con tante persone, quindi le amiche da casa, ed è giusto, è fondamentale che non vengano prese in giro, come del resto purtroppo accade quando faccio zapping, perché tutti hanno il terno, la quaterna vincente che arriva la sera stessa, ma poi chissà come mai non si vede neanche mezzo scontrino. Di conseguenza pensate con chi avete a che fare. Io e Marco siamo assolutamente gli unici, siamo una cosa seria, anche perché 22 anni sono veramente tanti. È vero, eravate ragazzini quando avete 8-10 anni, no, era come passa il tempo. Avevo 28 anni. Ma dai, pazzesco, wow, non sembra ieri, vero? Non ti sei, no? Io mi ricordo molto, E no, tu hai una memoria, vabbè, tu sei un computer, un'enciclopedia. L'enciclopedia si ricorda tutto, però no, non, a volte sembra che tipo sono passati due anni appena. Assolutamente, alle volte sembra veramente ieri, anche se una volta ne avevo molta di più di memoria. Sì. Mamma mia, ragazzi, meno male, perché così allora sei più umano adesso. Si ricorda anche i numeri di... Non sono uscito Lambo del 2005 a novembre. Io rimango scioccata perché poi lo vedo, non ce l'ha scritto veramente. No, vabbè, quello del 2005 no, ma magari dell'anno scorso mi posso ricordare. Eh sì, anche più in là, vabbè. Allora, caro, che vuoi già andare? Beh, sì? Assolutamente. Andiamo. Sì, anche perché stamattina abbiamo lanciato un'informazione importantissima, è andata veramente a ruba in questa pausa pranzo. Sono riuscito ad avere nuove linee tramite questo fantastico portale. L'ultimo minuto, un ultimo minuto veramente ristretto, veramente stringato, ancora con la formula del 5,90, non c'è mai il 2 senza il 3. Attenzione, perché il 590 ha una ruota perfetta, ha una ruota importante, quindi questo, io non mi stupirei se stasera dovesse ritornare su questa ruota, 590 come ambo principale e abbinamento interno. Centenari, dobbiamo attenzionare il 7 perché è importante, c'è un ambo e un terno, e per concludere, a grande richiesta sin da ieri, abbinamento del 990. Allora, il 9,90 diventa troppo importante, diventa veramente molto importante, ma io e Marco insistiamo con questo 9,90 e se lo facciamo perché c'è un motivo veramente forte. Allora, andiamo di là in redazione, grazie. Molto bene, abbiamo questo fantastico ultimo minuto con il ritorno del 9,90, il portale è l'89349494. Beh, attenzione, perché questa è l'informazione dedicata a oggi, quinta estrazione del 2020. Lambo 590 già è arrivato due volte, è arrivato prima alla ruota di Bari, poi alla ruota di Torino, ma attenzione perché ha una ruota fondamentale per quanto riguarda ancora il ritorno di questo 5,90, e allora valutiamolo come ambo secco e con l'abbinamento interno, perché questo non ci può scappare, non ci deve scappare. È chiaro, se già l'avete vinto due volte ritentiamolo quest'oggi, se magari siete tra le poche sfortunate che non sono riuscite a vincerlo anche se è stato regalato in diretta, beh, attenzione, avete ancora una possibilità. Attenzione, è l'inizio del portale con questo 5,90, perciò dopo aver ascoltato la ruota, l'ambo e l'abbinamento potrete anche chiudere la chiamata. È chiaro, se dopo interrompete la chiamata non avrete l'ambo e il terno dei centenari di gennaio. Beh, siamo a gennaio, attenzione, perché anche il 2,22 alla ruota dell'8 di Venezia, avete visto che l'abbiamo centrato in ambo, ed è stato importante perché è arrivato il 2 che era il centenario di Venezia col 22 che è ancora il centenario di Palermo. Bene, si fa avanti il 7 Bari, attenzione all'ambo e al terno, e poi per concludere
c'è lui, c'è il vertibile per il 9,90. Tre punti ristretti, fondamentali, soprattutto validi quest'oggi. Bene, da rete fissa dai cellulari 89,34, 94, 94, tasto 3. Importantissimo questo contenuto, entrate adesso. Concentration, heart is just our nation, waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom, dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, and use your wisdom. Black Panther. Red Panthers, free at all. We're gonna break the wall, we're gonna kick the ball, because the world is full of oppression, because we live our life in mission, because we have a brighter vision, because we got of freedom. Spero che posso riparlare di questo portale perché il contenuto è veramente andato a ruba. Quando si tratta del 590 sapete che è uno dei cavalli di battaglia del sottoscritto e di Marco, e attenzione perché questo è veramente importante per quest'oggi, ruota unica per questo 590. Attenzione, io e Marco sappiamo bene quello che facciamo e quello che diciamo, perciò questo diventa un punto importante per l'estrazione di quest'oggi. 590 in abbinamento con il terno, quindi valutiamo questa ruota per il 590. 7 i centenari in ambo e interno e l'ambo vertibile per il 9,90. Ora vostri ancora in questo fantastico portale, quindi questo è l'ultimo minuto di quest'oggi. Clara? Lì, adesso parliamo di questo gigantesco disegno tracciato a terra che è stato visto per la prima volta da un aereo nel 1998. Adesso vedremo anche la foto, nel sud dell'Australia. Nessuno sa chi l'abbia fatto. Sicuramente avranno anche detto gli alieni. Sembra che a farlo sia stato l'artista australiano Goldberg, però vabbè, non si sa. Le dimensioni sono colossali, una figura umana con in mano un bastone, un boomerang, che misura tra i 3,5 e i 4,2 chilometri di altezza e un perimetro che arriva quasi a 30
col tempo era diventato meta turistica, ovviamente, poi si è sbiadito e adesso gli abitanti del luogo si sono messi proprio a ricalcare i contorni per rimpolparne la presenza, perché visto che tanti turisti hanno detto no, no, qua sistemiamolo noi, scusate, perché attira molto. In effetti è molto bello, perché no, ma ci sta che l'abbia fatto un pittore, un essere umano, no? Assolutamente sì, anche perché comunque questa è stata proprio una cosa che ha attratto veramente molta gente e secondo me fanno bene a ricalcare la sagoma di questo uomo, in quanto dopo tanti anni si è un attimino sbiadita. Beh, ci sta che comunque l'abbia fatta questo Goldberg, sì. Quindi non gli alieni, quindi. No, gli alieni assolutamente no. Noi eravamo comunque abituati a vedere magari cerchi nel grano, allora sì, magari bravo. Ci stava qualcosa sì. Del genere, ma questo penso che comunque è un qualcosa di caratteristico per quanto riguarda proprio un professionista. Sì, sì, infatti, magari con l'aiuto di sì, certo. Un bel po' di gente. Certo, assolutamente. Sì, molto carino. Allora, si va avanti, ecco, noi per chi si fosse messo solo adesso all'ascolto, alla visione di Casalotto, noi siamo partiti alle 2, mezz'oretta prima, e quindi finiremo alle 3, quindi state lì. Assolutamente sì, quindi non è che avete sbagliato orario, assolutamente, quindi sino alle ore 3 ci sarà la diretta e poi è chiaro che attendiamo l'estrazione di questo sabato 11 gennaio, perciò è la quinta estrazione dell'anno, quinta estrazione del mese. Io e Marco ci aspettiamo veramente tante cose, non solo il 90, perché assolutamente sono importanti anche gli altri numeri, ed ora attenzione perché si parla del numeretto 9 e della figura 9. Beh, la figura 9 è sempre stata un'ottima figura e anche per quest'oggi abbiamo l'informazione super ristretta legata al 9, numero particolare, numeretto particolare e la figura 9, perché voi sapete che anche il mese scorso noi abbiamo chiuso l'anno addirittura con i due terni di figura 9, il 27-81-90, la ruota del Lotto di Venezia, è stato uno dei due, e allora attenzione perché siamo pronti con questa condizione veramente importante e andiamo di là in redazione, grazie. Lo specialissimo di oggi stamattina è andato a Aruba e infatti io potrò parlare solo in questo momento di questo portale 89 22 77, ripeto 89 22 77, dove avrete un'informazione veramente molto forte, un'informazione speciale legata al numeretto 9 e alla figura 9. E allora, entrando da tutta la rete fissa ma anche da tutti i cellulari, voi avrete i due ambisecchi di figura 9 e il terno di figura 9 in un'unica chiamata, perché diventa importante, soprattutto determinante, sia la figura 9 alla ruota di Firenze e Napoli, vedete la 936 diventa appunto importante la condizione del numeretto 9 con i numeretti 1 e 8, attenzione perché sono le classiche condizioni, le classiche informazioni che io e Marco valutiamo oramai da diverso tempo. E allora fate vostra questa importante informazione nello specialissimo 89 22 77. Beh, vi conviene entrare da rete fissa dai cellulari, perché io poi non so se potrò parlare ancora di questa informazione. Allora adesso ci sono le linee e voi avrete questa possibilità, sfruttatela perché l'estrazione oramai è vicina. Sono tre cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti.
sai, non smette. È la giusta tua combinazione. Sono tre cifre sempre in mezzo all'azione. 8, 9, 2, 2, 7, 7. 8, 9, 2, 2, 7, 7. Bene, ringrazio con Marco le tantissime amiche che hanno ascoltato l'informazione del numeretto 9 e della figura 9, ma attenzione perché ritorna l'ultimo minuto, che comunque è sempre piaciuto, con il ritorno del 590, ruota unica 590. Attenzione perché può ritornare con l'abbinamento interno ambo principale su una sola ruota. Fantastico, già l'abbiamo centrato due volte, non c'è mai il 2 senza il 3. Ma andiamo avanti a vedere la seconda informazione, perché ci sono i centenari di gennaio, quindi un ambo e un terno speciale numeretto 7 e il fantastico vertibile per il 990. Bene signori, io vi lascio 2 minuti e 30 secondi, il tempo utile necessario per avere l'intera informazione tramite l'8934 94 94. Poi non parleremo più di ultimo minuto, quindi ultima possibilità per tutti voi, via con le vostre chiamate. 2 3 4. C'è la frequenza, c'è l'emittenza, c'è la partenza, porta pazienza, la sigla è pronta, sai, metti il cartello, dai, è nostra, è nostra, è nostra, ora mai siamo in onda, belli, volo come gli uccelli, è nostra, è nostra, è nostra, ora mai c'è il mixer audio, c'è il mixer video, tieni il protetto. Che se non è peggio metti il cartello, dai, se non si passa guai, è nostra, oramai. Siamo in onda piena, adesso andiamo in scena, è nostra, è nostra, è nostra oramai. Siamo in trasmissione con tutta questa passione, è nostra, è nostra, è nostra oramai. E c'è la frequenza, c'è l'emittenza, c'è la partenza, porta pazienza, si è pronta, sai, metti il cartello. Video, tieni il conteggio che se non è peggio metti il cartello, dai, se no si passa il guai, è nostra, è nostra, è nostra.
Molto bene, grazie perché tantissime persone hanno voluto, beh, ora della fine è un aggiornamento, è l'aggiornamento del 590, quindi ruota unica per questo ambo principale con l'abbinamento interno, quindi valutate attentamente questa informazione perché, allora, può arrivare proprio il 590, può arrivare il 5 con l'abbinamento o il 90, ma sappiate che è da trattare solo per una ruota, quindi questo fa veramente la differenza. Poi abbiamo il 7, centenario di Bari, ambo eterno, attenzione perché i centenari sono molto importanti proprio per queste due estrazioni e a grande richiesta perché tutti lo vogliono il 9,90, beh il 9,90 diventa veramente troppo importante arrivati a questo punto perché il 5,90 che è arrivato due volte e che è il diametrale del 90 chiama questo 9,90, quindi valutiamo attentamente tramite questo portale questa informazione veramente importante e valida quest'oggi. Lio, adesso attento a questa notizia, anche voi, io non so cosa, come commentarla, no? Allora, intanto diciamo che il bravissimo medico venezuelano Giacomo Urtiz, la notizia è che opererà come si chiama, Rodrigo Alves, ve lo ricordate? Il Ken umano? Ah, quello sì. Quello detto così, E lo opererà per farlo diventare donna. No. Allora, no, vabbè. Questo medico allora, si occuperà del cambiamento di sesso di questo Ken umano che dopo 58 interventi dovrà fare chissà quanti altri per diventare quello che lui chiama il suo mito, cioè la Barbie. Allora, c'era anche una, non so se c'è la foto, io l'ho vista, lui con la parrucca proprio bionda da Barbie, non so che dire veramente. Ecco, ecco qua, guarda. Hai visto com'era prima e come vorrebbe diventare, ma già prima tutti quegli interventi per diventare un bambolotto, no, il Ken. Beh, ma adesso, non sta bene. No, è infatti. Non sta bene questa, quest'uomo, assolutamente no. Perché comunque allora ci sta un ritocchino, due ritocchini, tre ritocchini, ci stanno, io non ho nulla contro la chirurgia estetica. Ma il troppo non va bene, quindi il troppo stroppia in tutte le cose, di conseguenza è una regola naturale questa qua, assolutamente in tutto l'eccesso non va bene, non va mai bene, quindi anche per quanto riguarda la sua persona, per quanto riguarda quello che comunque ha fatto, che ha già fatto 58 interventi, accontentati, stop, basta. Anche perché dobbiamo dire una cosa, anche lui invecchia, non è che ringiovanisce, di conseguenza è un conto fare tanti interventi quando sei giovane, è un altro conto farli quando sei un po' più anziano, di conseguenza molte persone io penso che comunque proprio fanno le cose senza pensarci, senza ragionare e poi dopo piangono, ma io dico anche quest'altra cosa, bisogna riflettere sempre sulle cose perché assolutamente il fisico, la persona va rispettata anche semplicemente a livello di fisico andrebbe più rispettato, ci stanno due o tre interventi, non ho nulla in contrario, ma così assolutamente no. Sì, ma poi non, si vede non ha le idee chiare perché ok vuoi diventare come Ken, oh, perfetto, adesso un cambio così esagerato, è radicale assolutamente, no, a questa età o lo facevi prima, non c'era niente di male dire guarda io non mi piace il mio corpo, no, io mi sento una Barbie, voglio essere una donna, voglio essere una Barbie, allora lo iniziavi tempo fa, no? Ma così non... No. Dopo cosa succederà? Cosa succederà? Cosa vorrà essere? Cosa vorrà essere e poi non si può più tornare indietro. E infatti, mamma mia, boh, non lo so, vabbè, pazzesco. Smettiti la parrucca, tanto non è la stessa cosa, quando vuoi fare la Barbie ti cambi il trucco, la parrucca, i vestiti. Beh, oramai più tirato di così, più modificato di così, comunque anche penso un altro intervento di chirurgia plastica, è chiaro che comunque non sarà soddisfatto perché... Beh,
è praticamente uguale a quello che comunque vorrebbe diventare. Sì. Vedo pochissime differenze. È vero, ma troppo, anche nella parte... No, dai, dai, no. Poi la pelle, guarda che si vede, quando tu ti fai tanti interventi, la pelle non sembra più carne umana. È sì, un'altra infatti. Roba, non so, vabbè. Ok, andiamo avanti. Ma vuoi avanti. Diventare tutto come una Barbie? Sì. Ah, completamente. Io ho capito che lui... Proprio donna. Sì, ho capito che proprio lui vuole diventare donna. Tanta roba, eh. È grave, cioè... Sì, perché è un conto, vabbè, qua già assomigliava un po', quindi sì. Magari... un'altra tiratina agli occhi, una piccola modifica, ma se vuole comunque diventare completamente... Non so quanti anni ha, volevo vedere quanti anni ha, non mi ricordo neanche come si chiama lui, Rodrigo Alves, ecco, sì, che vuole diventare donna, ma. Imprenditore brasiliano, adesso ti dico l'età, vabbè, pazienza. Va bene, e allora io posso andare in redazione senza cambiare niente? No, però, per favore, assolutamente no. Assolutamente no, no, anche perché mancano poche ore all'estrazione, quindi io e Marco ci teniamo che tutti gli amici possano avere le stesse informazioni ed è assolutamente importante per quanto riguarda appunto il nostro elaborato. E allora... stamattina e ieri sera vi ho parlato di questo bellissimo Cagliari Firenze. Il Cagliari Firenze ha il 90 perché abbiamo la somma 90 del 7,83, ma la conferma arriva dal 30,75 sempre a queste due ruote. E allora attenzione, perché anche dopo la diretta di ieri molte persone hanno scritto lì, ma il 90 a Cagliari è appena arrivato. Beh, attenzione, allora i numeri non hanno memoria. E qua lo ridico, quindi attenzione, perché la ruota dell'8 di Cagliari è una ruota troppo importante per il 90 e la ruota di Firenze diventa la ruota dove il 90 deve arrivare. Grande atteso. Allora, ci sono due ambi e un terno secco. Il terno è molto interessante, perciò ancora una volta saranno pochi numeri, i migliori in assoluto in quest'unica chiamata. Allora andiamo di là in redazione, seguitemi, grazie. Molto bene, abbiamo l'895095, portale importantissimo, portale che accoglie spesso e volentieri il 90 e anche per quest'oggi il portale contiene i due ambi di Cagliari e Firenze e il terno sempre di Cagliari e Firenze con il 90. E allora attenzione, perché le condizioni sono le stesse, noi alle volte vi annoiamo, ma se le condizioni funzionano è giusto valutarle, quindi sino in fondo. 7,83 di somma 90 e la 30,75 distanza 45, ma attenzione perché l'89 con l'88 è sempre il precursore del 90 e allora la valutazione completa vi porta due ambi secchi e un solo terno secco. Ora vostri a questo portale fantastico 895095 tasto 3. Vola sempre più su.
8 9 5 0 9 5. Vola sempre più su. Ecco, abbiamo parlato di questa fantastica informazione e ringrazio come sempre le tantissime amiche che hanno ascoltato questa traccia di Cagliari Firenze, due ambi, un terno secco. Clara mi diceva che proprio molte persone sono stupite perché consigliamo sempre meno numeri. Beh, ve l'abbiamo detto che comunque saremmo riusciti a portarvi veramente poche informazioni. Beh, è comunque più giusto valutare il meno possibile, perché è chiaro che valutando solo due ambi un terno si può puntare anche 50 centesimi in più o un euro in più, ed è assolutamente giusto perché comunque la statistica è questa, o arrivano questi, se no comunque veramente con troppi numeri dopo c'è troppa confusione e si punta veramente il minimo per rimanere in gioco, e quando si vince non si ha nemmeno la soddisfazione di vincere, mentre due ambi un terno comunque sono alla portata di tutti voi, anche perché potete anche unificare i due ambi e valutare ambo terno secco. Clara? Allora, riflettevo per quanto riguarda la prossima notizia, perché ormai abbiamo le macchine, le biciclette, le moto, le monopattini, i pattini, di tutto di più, quindi tra un po' non cammineremo nemmeno. E l'anno prossimo dovrebbe arrivare anche questa poltrona per andare in giro in città, ok? Quindi, ma guarda, la poltrona, vabbè. E si chiama S-Pod di Segway, eccola qua. Presentata a Las Vegas, è un abitacolo con due ruote rivestito in pelle con un tablet, è anche lì importante, in dotazione per poterlo controllare da remoto, raggiunge una velocità di 38 km orari ed è fatto per fornire alle persone un'esperienza esclusiva all'insegna della comodità. La batteria dura 70 km, vabbè, ma... Non so se mi può piacere, non perché secondo me è anche un po' pericoloso. Sì, ma dove vai in giro? Io immagino Milano. Dove vai con sto coso? Ma comunque, allora, a Milano ci sono anche adesso quei motorini con le tre ruote che non... ingombranti, sì. Ingombranti, sono molto pericolosi, non solo per chi conduce questo mezzo, ma anche per le macchine. Ci sono i monopattini, c'è questo e c'è quell'altro, quindi c'è un po' di confusione per quanto riguarda questa roba. Beh, a questo punto mi prendo una macchinina elettrica, perché comunque anche in caso di maltempo questo mezzo non lo posso usare.
Infatti. Poi, mi prendo un motorino, mi prendo una moto piuttosto. Sì, poi sai, io lo vedo magari in città più nuove, non so, da Shanghai, Sydney, sa, robe dove con strade enorme, dove c'è spazio. A Milano tra il traffico, il marciapiedi, le macchine che parcheggiano anche sul marciapiede, sa, dove vai? Perché esatto, è bello grande. Alle volte le strade malmesse, soprattutto un po' in periferia, quindi ti ribalti in 448, di conseguenza, beh. Anche qui stendiamo un velo pietoso. Qui hai visto questo? Sì, ho visto. Buchi, ma poi si lamentano, dicono solo Roma, sembra che i buchi nelle strade ci siano solo a Roma. Andate a fare un giro dappertutto, anche nella nostra meravigliosa Lombardia, che è quasi perfetta, però i buchi ci sono enormi e pericolosissimi. C'è uno che, giuro, guarda, se mi succede qualcosa alla macchina, io vado al comune, perché, ma sistematelo, è lì da mesi, non so. Questo qua vicino sono stati anni senza farlo, in via R, e non so, ma ci vuole così tanto? Purtroppo penso che la burocrazia ultimamente, per quanto riguarda determinati lavori, è diventata veramente un fardello. Sì. E quindi alle volte noi ci lamentiamo giustamente perché paghiamo le tasse, perché comunque vorremmo avere più o meno tutto perfetto. Ma penso che comunque già diventa difficile per quanto riguarda impostare un progetto di lavoro per un comune, e poi con la burocrazia che c'è ultimamente, secondo me diventa ancora più difficile. Se tutto va bene, se poi trovi la compagnia che comunque ha qualcosa, oppure non fa il suo dovere, o eccetera, lì diventano veramente cavoli amari, e di conseguenza si sa come sono determinati cantieri che non finiscono e non finiranno mai. Ah, purtroppo, però, purtroppo l'Italia ora potrebbe essere il paese perfetto, veramente il migliore del mondo, ha tutte le carte, tutte le persone, tutto per diventarlo, invece appunto con la burocrazia e altre cose, ci dispiace questo, assolutamente deve cambiare qualcosa, perché comunque, vabbè, lasciamo perdere. Sì, no, infatti sennò mi intristisco, no, invece voglio diventare ansiosa, perché sapete che il sabato prima dell'estrazione divento ansiosa. Più adrenalina il sabato, no, già ne abbiamo tanta, però comunque è chiaro che è attesissima l'estrazione di quest'oggi, è veramente molto attesa anche per l'otto segreto. Beh, ieri sera soprattutto e ieri pomeriggio è andato a ruba questo portale, e oggi, per chi ancora non ha l'otto segreto, attenzione alla formula di Palermo-Roma, quella classica, quella che c'è da 22 anni, quella storica che conferma l'ambo del profumo, l'ambo storico e il terno corrispondente. Sapete che questo Palermo-Roma ve lo porto da 22 anni. Anche la condizione che vi avevo insegnato, quindi qualche mese fa, sempre del Palermo-Roma, però della prima estrazione del mese, avete visto che ha dato l'ambo 46-64 alla ruota di Palermo. Attenzione a questa nuova informazione, perché avrete i numeri, ma vi spiegherò anche come calcolarvi il Palermo-Roma, e attenzione anche all'ambo con l'81 su ruota unica. Andiamo di là in redazione, grazie. Fantastico, l'89 34 94 34, ripeto, 89 34 94 34, mancano 10 minuti e poi la diretta sarà conclusa. Oggi vi porto un'informazione importantissima, grande richiesta, il Palermo-Roma storico, quindi l'otto segreto con ambo del profumo, ambo storico.
eterno corrispondente, e allora avrete questi due ambiti, il terno secco, ma il bello che vi spiegherò anche come calcolare il Palermo-Roma, così che il mese prossimo vi potrete arrangiare e potrete appunto calcolarvi il Palermo-Roma senza chiamar nessuno. Quindi attenzione, perché qua veramente avrete tutto sull'otto segreto, ma avrete anche l'ambo con l'81, e allora attenzione a questa formula importantissima, perché è un ambo solo su una ruota. Signori, valutatelo anche con l'87, perché questo ambo secco con l'81, con l'87 può dare veramente tantissimo. E allora, ora vostro all'89-34, 94-34, tasto 3. Molto bene, siamo veramente addirittura d'arrivo per quanto riguarda la puntata di quest'oggi, la diretta di quest'oggi. Attenzione signori, perché tra 5 ore ci sarà l'estrazione del sabato sera. Beh, questi sono i meravigliosi risultati dell'altro ieri, il 5,90 alla ruota del Lotto di Torino, un primo colpo fantastico in ambo secco o in ambo nei tre numeri, 5,39,90. Fantastico, e ancora una volta io e Marco non ci siamo sbagliati nel ritorno del 5,90. 6,
34, ambo della Befana. Beh, anche questo l'abbiamo portato a casa. Terzo colpo di gioco, era solo un ambo secco. E tutti gli altri, il 440, l'190, l'169 alla ruota dell'8 di Napoli, ma poi ancora fantastico il 2790, ancora il 590. Beh, tanta roba, semplicemente in 5 estrazioni, guardate signori che è veramente tanto. E allora attenzione, perché l'ultimo aggiornamento del 90 Cagliari Firenze, ecco che tutti lo vogliono, due ambi, un terno secco. E allora ultimissima possibilità, 895095, tasto 3 da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari. 2 3 4. C'è la frequenza, c'è l'emittenza, c'è la partenza, porta pazienza, la sigla è pronta, sai, metti il cartello, dai, è nostra, yeah. È nostra, yeah. È nostra, oramai siamo in onda, belli, volo come gli uccelli, è nostra, è nostra, è nostra, oramai, e c'è il mixer audio, c'è il mixer video, tieni il proprio. Che se non è peggio metti il cartello, dai, se non si passa guai, è nostra, è nostra, è nostra oramai. Siamo in onda piena, adesso andiamo in scena, è nostra, è nostra, è nostra oramai. Siamo in trasmissione con tutta questa passione, è nostra, è nostra, è nostra oramai. E c'è la frequenza, c'è l'evidenza, c'è la partenza, porta pazienza, si piazza, sai, metti il cartello. Video, tieni il conteggio che se non peggio metti il cartello, dai, se non si fa sanguare, yeah. È nostra, è nostra, è nostra oramai, è nostra, è nostra, è nostra oramai, yeah. È nostra, questa puntata di Casalotto, perché vi ricordo abbiamo iniziato mezz'oretta prima, alle 2. Allora vi dico in bocca al lupo, ci vediamo alle 20 e dai dai che mi aspetto. Ma belle se vuoi cose. Andiamo avanti, Clara, andiamo avanti fino alle 15.30, ma non è possibile oggi. Beh, ringraziamo tutti coloro che hanno seguito Casalotto, mi raccomando continuate ad aggiornare i numeri con i nostri portali. Tra 5 ore
noi saremo ancora qua con la diretta alle ore 20, quindi attenzione, quinta estrazione del 2020, del mese di gennaio. Io e Marco ci aspettiamo veramente belle cose, perciò vi attendiamo per questa estrazione. A dopo, mi raccomando. Grazie Clara. Grazie a te. Grazie Leo, a tutti voi. Ciao. Grazie.